Ciao a tutti, benvenuti al terzo incontro della nostra iniziativa, The Bitcoin Way. L'ultima volta abbiamo visto un po' una panoramica generale sulle varie soluzioni tecniche che Bitcoin adotta e oggi ci concentreremo in particolar modo sull'aspetto del mining che è di fondamentale importanza. E, a parlarcene sarà Domenico, che ringraziamo molto per la sua disponibilità. E basta, detto questo, buon ascolto. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono contento di ritornare al Poli, mia alma mater, corso di ingegneria energetica in Bovisa. Oggi torniamo a parlare di qualcosa di un po' diverso da quello che è stato il percorso di studi. Faremo un'introduzione sul mining di Bitcoin da un punto di vista di protocollo, che problema risolve, e andiamo a vedere anche un po' di numeri su quanto è la dimensione, diciamo, di questo fenomeno, sia da un punto di vista di potenza di calcolo, consumi energetici, mix e diciamo tanto altro ancora. Quindi questo è quello di cui parleremo oggi, come vi ho già accennato. Bitcoin, fondamentalmente quello che succede nella rete Bitcoin è che c'è uno scambio di messaggi che sono principalmente blocchi e transazioni. Le transazioni sono dei trasferimenti di Bitcoin tra gli utenti, mentre i blocchi sono delle collezioni di transazioni che sono state validate, appunto seguendo le regole del protocollo Bitcoin. La propagazione di questi messaggi nella rete avviene attraverso un protocollo molto semplice. Un nodo della rete tiene sempre un minimo di connessioni aperte con altri peers. Ci sono dei DNS seed che garantiscono la discovery di questi peer a chi, diciamo, avvia un nodo per la prima volta. E quindi mantenendo queste connessioni, tutti i nodi si dicono di nuovi blocchi o transazioni di cui vengono a conoscenza. Sostanzialmente i messaggi scambiati sono un messaggio di tipo INV, e il nodo, in questo caso il nodo B, risponderà con un messaggio GET DATA nel caso in cui o il blocco o la transazione che ha ricevuto dal nodo A non è in suo possesso. E quindi, diciamo, questa è una maniera, molto semplice per rappresentare la propagazione dell'informazione. I blocchi sono composti, sono delle strutture dati composti da un header del blocco e la collezione di transazioni che il miner ha scelto di includere in questo blocco. L'header del blocco ha una serie di campi che vediamo elencati qua, con anche il loro tipo, la versione del blocco, l'hash del blocco precedente, vedremo poi brevemente cosa vuol dire, cosa sono gli hash, l'hash del Merkle root di questo blocco, che sostanzialmente rappresenta il set di transazioni che il miner vuole includere in questo blocco, poi c'è un timestamp del blocco, che rappresenta appunto il tempo in cui questo blocco è stato minato, poi c'è il campo nbits, che andremo a vedere in maniera più approfondita nella presentazione, e il campo nonce. Allora, facciamo una piccola parentesi su hash function per capire di cosa si tratta. Quando l'hash del blocco è il risultato dell'utilizzo di questa hash function sul contenuto del blocco. Come possiamo vedere nella slide, una hash function è una funzione che prende un input e produce un output. E cambiando anche un solo bit dell'input si ottiene un output completamente diverso. Una delle proprietà più importanti delle hash function utilizzate nel protocollo Bitcoin, nello specifico SHA-256, è la quasi impossibilità computazionale di trovare due input che corrispondono allo stesso output, quella che viene definita una collisione. E da qui poi ne deriva che la probabilità appunto di trovare un output desiderato di n bit prestabiliti equivale a 2 alla meno n. Questa non ce la fa vedere. Quindi
il ruolo dei miner è quello di validare i blocchi, validano le transazioni secondo le regole del protocollo, dopodiché per validare il blocco devono trovare una proof of work valida per questo blocco. Questa proof of work o prova di lavoro consiste nel prendere questo blocco, continuare a cambiare il valore del nonce il più velocemente possibile fino a che il risultato dell'hash del blocco non sia un valore sotto un certo target, quindi proprio un numero più basso di un target. Quindi sostanzialmente appena ricevo delle transazioni, prendo queste transazioni, formo un nuovo blocco, comincio a cercare una proof of work valida. Questo vuol dire che comincio a fare più tentativi possibili, più velocemente possibili, finché il risultato di questa operazione non è un numero sotto il valore di questo target. E il target è definito dal protocollo, poi vedremo anche come cambia, e viene rappresentato nell'header del blocco codificato nel campo nbits. Come cambia questo target? Introduciamo adesso il concetto di difficoltà. Sostanzialmente quello che succede nel protocollo è che l'obiettivo è di avere una difficoltà tale che cambia nel tempo, in modo da mantenere un rate, diciamo un tasso di emissione di blocchi validi pari a 1 ogni 10 minuti. Quello che poi succede è che ogni 2016 blocchi, ogni nodo con le informazioni che possiede può indipendentemente calcolare qual è il nuovo target e cambiarlo, e quindi si aspetterà poi che i nuovi blocchi rispetteranno appunto che l'hash dei nuovi blocchi abbia comunque un valore al di sotto del target. Loro semplicemente fanno una banale proporzione, guardano al tempo impiegato nelle ultime due settimane, guardano il tempo impiegato per produrre gli ultimi 2015 blocchi e aumentano o diminuiscono la difficoltà in modo da ottenere una media di un blocco ogni 10 minuti, quindi vuol dire sostanzialmente ogni 2016 blocchi sono due settimane. Quindi la difficoltà del trovare un blocco, diciamo l'obiettivo è mantenere appunto un blocco ogni 10 minuti, aggiustando la difficoltà. Questo ci garantisce di avere comunque un'emissione di blocchi costante, fissata dal protocollo, indipendentemente da quanti miners partecipano. Puoi ripetere la domanda un po' più alta per la... Ah, ok. Ci ha chiesto come mai ogni due settimane. Allora, per quanto riguarda i parametri, non c'è stata, diciamo, una vera logica in questo. Nel senso che quello su cui possiamo discutere, ad esempio, è un blocco ogni 10 minuti. Nel senso che questo dà abbastanza tempo a tutti i miners, anche quelli che magari... operano con una latenza di rete un po' più alta, questo permette una buona propagazione dei blocchi a tutta la rete. Per quanto riguarda le due settimane, questo in realtà è una scelta che è stata fatta, diciamo, dall'inventore del protocollo. A livello di trade-off non saprei dirti qual è la scelta migliore di questo, però sembra comunque funzionare abbastanza bene, viene rispettata abbastanza bene. Ok, adesso consideriamo, abbiamo trovato un blocco, siamo un miner, abbiamo trovato un blocco, che cosa succede? Riceviamo una ricompensa per aver trovato questo blocco. Questa ricompensa è composta da un sussidio che sostanzialmente è la maniera in cui Bitcoin emette nuova moneta, e a questo vengono sommate le fee delle transazioni che vengono pagate dagli utenti. In questo periodo siamo nell'era dei 6.25 bitcoin emessi per ogni blocco più le fee delle transazioni. Quello che poi succede è che siccome i blocchi anche da protocollo hanno una dimensione limitata, non possono essere grandi, arbitrariamente grandi, cioè un limite di 4 megabyte, è possibile che ci siano più transazioni di quante ce ne stanno in un blocco,
Quindi quello che succede è che i miners andranno a vedere quali sono i 4 megabyte di transazioni che stanno pagando di più in termini di fees e quindi danno la priorità a queste transazioni. Quindi quello che si va a creare poi è un mercato di spazio nei blocchi, ovvero gli utenti vanno poi a competere per vedere le transazioni minate nei blocchi in base, diciamo, alla loro priorità, in base a quanto, diciamo, è importante per loro avere una transazione confermata velocemente. È anche importante ricordare che una transazione, quindi un invio di Bitcoin da un utente ad un altro utente, non è mai finale finché non viene confermata, quindi finché non viene minata in un blocco, la transazione può essere ancora reversibile. Adesso parliamo un attimo di come i miners minano. Possono farlo in due modi sostanzialmente, o si mettono a minare da soli con il loro equipment, cercano in maniera indipendente di provare un blocco, oppure partecipano, diciamo, ad una pool dove la loro potenza di calcolo viene aggregata insieme a quella di altri miners. Esiste un coordinatore che permette loro di lavorare sullo stesso blocco e questo fa sì che riescano, diciamo, ad avere dei ricavi più costanti nel tempo rispetto a quello che viene definito solo mining, in cui un miner lavora da solo in maniera dipendente ad un blocco. Quindi quello che si va a fare quando si partecipa a una pool sostanzialmente è ridurre la varianza dei tuoi ricavi in modo da evitare una situazione in cui hai investito tutto il tuo capitale, spendi, diciamo, tanti soldi per pagare la bolletta e non hai nessun tipo di ricavo. Questo viene, diciamo, risolto partecipando ad una pool dove appunto la varianza dei tuoi ricavi viene diminuita di molto. Qual è il punto del mining? L'obiettivo del protocollo è quello di risolvere il problema della doppia spesa. Quindi sostanzialmente noi vogliamo che un nostro trasferimento elettronico verso un mercante che vende dei beni o dei servizi non sia poi reversibile e la stessa valuta venga usata per fare un'altra transazione. Questo meccanismo della Proof of Work permette, diciamo, ad una rete di computer che non si fidano l'un l'altro di risolvere il problema della doppia spesa. L'ipotesi alla base del funzionamento di Bitcoin è che c'è una maggioranza di miner onesti, cosiddetti onesti, che sostanzialmente vuol dire che stanno, diciamo, runnando il protocollo nella sua versione originale. Se c'è una maggioranza, appunto, di miners onesti, sono in grado di generare blocchi più velocemente di una minoranza disonesta e quindi sono in grado di essere più veloci di qualsiasi attaccante che voglia minare dei blocchi. Questo è importante perché per i miners la blockchain valida è quella più lunga e quindi con più lavoro che è stato accumulato. Quindi è importante che la maggioranza onesta è importante avere una maggioranza onesta in modo che appunto gli onesti siano quelli con la chain più lunga, con più lavoro. Quindi sostanzialmente quello che si ottiene è che questa rete di computer operati da agenti che non si fidano l'uno dell'altro riescono ad avere una visione condivisa di quello che è successo nella rete e questo è evidente dal fatto che stanno partecipando a costruire la blockchain più lunga, quindi la blockchain più lunga è quella che è stata minata dalla maggioranza della potenza di calcolo ed è stata quindi vista dalla maggioranza della potenza di calcolo. Quindi siamo in grado di avere una visione globale della storia delle transazioni in una rete dove non ci fidiamo dei partecipanti e validando noi stessi delle regole. Abbiamo parlato della maggioranza di miners onesti, ma cosa possono fare i miners disonesti? Non possono rubarci Bitcoin, nel senso che quello che possono fare è un tentativo di riscrivere dei blocchi che sono stati già minati in passato. Non possono rubare i nostri Bitcoin.
Quello che possono fare riscrivendo dei blocchi che sono già stati minati in passato è l'esempio mostrato qui, in cui un miner sostanzialmente invia dei bitcoin a qualcuno che gli vende un bene, un servizio di qualsiasi tipo, dopodiché una volta che ha riscosso il suo bene o servizio, lui minerà i blocchi passati, recenti, in modo da escludere da quei blocchi la transazione che ha inviato i bitcoin con cui lui ha acquistato dei beni o dei servizi. Quindi sostanzialmente quello che possono fare i miner appunto è una doppia spesa. Per fare questo devono riscrivere appunto la sequenza di blocchi dove c'è appunto la transazione incriminata, devono farlo più velocemente del resto della rete, perché a quel punto arriverebbe un nuovo blocco e dovrebbero cominciare a minare su quello nuovo e quindi a rifare il lavoro da capo. Adesso andiamo a vedere un po' la relazione da questo grafico tra l'hash rate, che è appunto il numero di hash per secondo che vengono calcolati sulla rete, e la difficoltà. Come vedete, la difficoltà va a seguire l'hash rate, nel senso che quando l'hash rate cresce, cresce anche la difficoltà, con un certo ritardo, che sono quei 2016 blocchi di cui abbiamo parlato prima. Quando invece l'hash rate diminuisce, diminuirà anche la difficoltà. Tutto questo con l'unico scopo di avere un blocco ogni 10 minuti, sostanzialmente. Quindi la difficoltà può aumentare, ma può anche diminuire. Se noi a un certo punto avremo un intervallo in cui i blocchi arrivano ogni 15 minuti, vuol dire che nel periodo successivo, è un periodo fatto di 2016 blocchi, nel periodo successivo avremo una difficoltà minore per tornare ad avere in media un blocco ogni 10 minuti. Quello che poi andiamo a guardare è che tipo di hardware viene usato per minare i bitcoin. Inizialmente pratica dilettantistica per hobbisti con normali CPU. Poi è cominciato, diciamo, Bitcoin è cominciato a essere scambiato e quindi ad avere un valore, e quindi c'è anche un incentivo economico per migliorare l'efficienza e la potenza di queste macchine. Quindi quello che succede al giorno d'oggi, non si mina a casa con una CPU come un tempo, purtroppo, ma ci sono c'è dell'hardware specializzato che sostanzialmente è in grado di calcolare solo SHA-256 di block headers in maniera molto efficiente. Infatti nel grafico vediamo che come è aumentata la difficoltà, ci sono state nuove generazioni di ASIC, che sta per Application Specific Integrated Circuits, nuove generazioni sempre più efficienti, quindi è aumentata sempre di più la difficoltà, è aumentato sempre di più l'hash rate. Quello che è rimasto uguale dal principio è che c'è un blocco ogni 10 minuti. Adesso andiamo a vedere quanti tentativi sono necessari in media per trovare un blocco, giusto per avere un'idea di quanti calcoli vengono effettuati ogni secondo sulla rete Bitcoin. A partire dalla difficoltà possiamo ottenere il numero di hash richiesto in media per trovare un blocco, che è pari a 2 alla 32 per la difficoltà. Tutti questi dati, come anche la difficoltà e l'hash rate, è possibile ricavarli dal proprio nodo Bitcoin, e otteniamo diciamo, al momento la rete è in grado di fare 305 exahash per secondo, quindi dell'ordine di 10 alla 18. Ora invece andiamo a vedere un calcolo spannometrico per capire quanta energia è richiesta per trovare un blocco. Quindi se noi riusciamo a ricavare questo dato a partire del numero di tentativi medio che è richiesto per trovare appunto un blocco, che è pari a 209 per 10 alla 6 terahash, e consideriamo per questo calcolo la macchina attualmente più efficiente sul mercato, quindi un Antminer S19 di ultima generazione, che è in grado di fare un terahash di tentativi, quindi 10 alla 12 tentativi con 21,5 joule. Quello che si ottiene è che in media per trovare un blocco valido dobbiamo impiegare
1,25 gigawattora di energia, che è un numero abbastanza elevato. Quindi se ci pensate, questo ti fa un po' capire quanto costa una doppia spesa, nel senso che se io voglio andare a riscrivere delle transazioni passate per fregare un mercante a cui ho dato dei bitcoin e quindi fare una doppia spesa e rimandarli a me stesso, per minare un blocco in questo momento con questa difficoltà nella rete dovrò spendere 1,25 gigawatt di energia e dovrò farlo anche in maniera più veloce degli altri partecipanti, perché se poi arriva un blocco valido prima che io ho finito di riscrivere la storia passata, allora devo ricominciare da capo. Qua abbiamo un piccolo calcolo per avere un po' un'idea della dimensione della rete Bitcoin in termini di energia consumata in un anno. Quindi andiamo a prendere l'energia necessaria per minare un blocco all'attuale difficoltà e col migliore hardware disponibile. 144 sono i blocchi in un giorno, per 365 giorni all'anno, e il risultato è che all'attuale potenza di calcolo la rete Bitcoin consuma circa 65 terawattora di energia. Questo, come vediamo nella nota, questo è un lower bound, nel senso che non siamo a conoscenza dell'efficienza della flotta di miners che c'è, diciamo, in questo momento dedita a calcolare e a trovare blocchi. Facciamo un'ipotesi con quello che è un miner di ultima generazione e quindi abbiamo, diciamo, un limite inferiore di energia che viene speso ogni anno alla potenza attuale. Se andiamo a compararlo col consumo di energia elettrica italiano, che è di 300 terawattora, vediamo che comunque è una quantità significativa, e rispetto a quello globale stiamo parlando dello 0,26% del consumo elettrico globale su base annua. Possiamo anche poi ricavare, appunto, visto che un blocco viene minato in media ogni 10 minuti, consumando 1,25 gigawattora in 10 minuti, troviamo appunto la potenza elettrica che consuma la rete in ogni secondo, che è pari a 6,8 gigawatt. Quanto deve costare l'energia poiché un miner riesca a minare Bitcoin e a fare un profitto? Con l'attuale prezzo, che in realtà non so se è quello attuale perché è abbastanza volatile, considerando 27.000 euro per Bitcoin, la block reward in questa era che è di 6,25 e un miner di ultima generazione, riusciamo a calcolare un break even price dell'energia elettrica di circa 13 centesimi e mezzo per kilowattora, mentre con una macchina più vecchia, un Antminer S9, che ormai sono le più vecchie in circolazione, per raggiungere break even abbiamo bisogno della corrente a 3 centesimi al kilowattora. In questo grafico possiamo vedere un esempio di quanto detto in precedenza. Questo grafico ci fa vedere il consumo di energia elettrica nel tempo della rete Bitcoin parametrizzato, ipotizzando in ogni curva che una flotta sia composta da una sola macchina. Questa qua, la curva rossa, considera l'Antminer S19 che abbiamo considerato poco fa, quindi ci dà appunto un lower bound intorno a 6-7 gigawattora. Mentre se andiamo a considerare un miner S9, la curva viola, vediamo come ad oggi ci aggiriamo attorno ai 35 gigawatt di potenza. Quindi diciamo che questa è la forchetta della potenza elettrica consumata da Bitcoin nel mondo. Siamo qua in mezzo, in base a come è composta la flotta. Per avere un'idea di, qua stiamo parlando quindi tra i 6, ok, e i 35. Se vogliamo avere un'idea di un gigawatt, in gigawatt, diciamo, che cos'è un gigawatt, possiamo andare a vedere come la potenza elettrica, questa arriva da Terna, questo grafico, vediamo come al picco di potenza in Italia oggi, che di solito si attesta intorno a mezzogiorno, tutta la penisola ha consumato una potenza elettrica di 42 gigawatt. Quindi stiamo quasi per superare l'Italia come potenza elettrica della rete. Ora andiamo a vedere anche come i miners provvigionano l'energia, ovvero quali sono le fonti.
Diciamo che in passato la Cina è stata una dei più, lo è ancora, ma in passato è stata ancora più importante nella rete Bitcoin, in particolare dopo aprile 2021 il governo cinese ha deciso di bannare il mining di Bitcoin in Cina e qua c'è una significativa riduzione improvvisa dell'approvvigionamento da fonte di carbone, che è la fonte principale utilizzata in Cina. In generale, comunque, possiamo vedere come ci sia un trend di decarbonizzazione anche nella rete Bitcoin, in quanto abbiamo che la fonte carbone, il coal, passa da circa un 50% a un 40%, quindi abbiamo un trend in discesa per il carbone, mentre il nucleare e le rinnovabili sono in crescita. Questo deriva dal fatto che Bitcoin, essendo un consumatore di energia, va a consumare energia prodotta dalla rete elettrica, quindi come viene decarbonizzata la rete elettrica, anche il consumo di Bitcoin, ne risente. Questi dati in particolare sono forniti dal Cambridge Center for Alternative Finance. Nella loro metodologia sostanzialmente hanno ricevuto, diciamo, gli IP dei miners dalle mining pools, almeno questo è quello che dicono, non molto bello, ma comunque diciamo, dovrebbe essere affidabile questo dato, anche se non siamo contenti. Sempre dal Cambridge Center for Alternative Finance otteniamo una mappa della geolocalizzazione dei miners, questa in particolare di gennaio 2021, e vediamo come la Cina è uno dei miner con una share molto molto importante della rete. Ricordiamoci il fatto della majority onesta di miner, quindi almeno il 51% dei miner onesti, qua andiamo pericolosamente sopra il 53%. Invece adesso la situazione un anno dopo è cambiata molto e molti miner si sono spostati molto velocemente in Occidente, in particolare in America, in stati come il Texas, dove c'è un surplus importante di energia e quindi energia a basso costo, quindi comunque il ban del mining da parte della Cina ha avuto un effetto molto molto importante su quella che è la distribuzione geografica dei miners nel mondo. Diciamo che per concludere andiamo a vedere anche dei casi virtuosi dell'utilizzo del mining di Bitcoin. Un esempio che mi piace sempre fare è quello del flare natural gas nei giacimenti di petrolio. Quello che succede nel giacimento di petrolio è che c'è sempre una quantità di gas presente nella miscela, ma non tale da giustificare la costruzione di un'infrastruttura per stoccaggio e spedizione del gas, che sia in tubo o in gas naturale liquefatto. Quindi quello che viene fatto tipicamente è che questo gas viene bruciato e i prodotti di combustione rilasciati in atmosfera. Questo perché il metano è molto più inquinante della CO2, quindi il regolatore ha fatto sì che i produttori di petrolio debbano in qualche modo compensare quello che viene fatto è che sostanzialmente il gas viene bruciato. Quindi questo per i produttori di petrolio è un costo, mentre per Bitcoin è un'opportunità, perché può sostanzialmente diciamo, sfruttare del gas naturale gratis, che per i produttori di petrolio è uno scarto, e produrre energia. Quello che sappiamo al momento è che il Texas da solo, gas flaring in Texas, stiamo parlando di quantità abbastanza importanti, tra i 7 e gli 8 miliardi di metri cubi all'anno. Per fare un paragone, diciamo, avere un'idea di questa grandezza, l'Italia nel 2022 ha avuto una domanda di gas naturale di 70 metri cubi all'anno, quindi c'è una quantità di gas enorme che viene bruciata e sprecata, e appunto è energia gratis per i miners, ed è anche, diciamo, a livello ambientale è anche un net positive, perché la combustione all'interno di un motore è molto più pulita ed efficiente di una combustione sostanzialmente in un accendino gigante, quindi una combustione controllata, e anche i gas di scarico sono molto più puliti. Un altro use case interessante è il recupero del calore.
perché il miner lo possiamo, diciamo, modellare come una resistenza elettrica, quindi per effetto Joule abbiamo una dispersione di calore molto significativa. Il calore che possiamo recuperare non è di altissima qualità, in quanto è correlato alla temperatura a cui possiamo recuperarlo, e diciamo, per il funzionamento corretto dei miner, la temperatura sulla circuit board del miner, sui circuiti, è meglio che stia intorno agli 80 gradi e che non vada su, per evitare, diciamo, malfunzionamenti. Quindi questo ci dice che ci sono delle grandi opportunità per recuperare calore in situazioni in cui abbiamo bisogno di acqua calda domestica, riscaldamento residenziale, quindi sostanzialmente anche qui calore gratis, che però comunque compete con le pompe di calore che sono molto efficienti, quindi anche qui ci sono dei trade-off da valutare. E un'altra opzione alternativa può essere quella di preriscaldo a bassa temperatura in applicazioni industriali, cui possiamo fare risparmiare del combustibile recuperando il calore dai miner. Spero di essere stato abbastanza chiaro, grazie per la vostra attenzione, so che ho detto tantissime cose, quindi abbiamo spazio per delle domande. La domanda che ci è arrivata è cosa succede poi con le ASICs che non sono più profittevoli sostanzialmente. Allora, come abbiamo visto qui, allora, la generazione più vecchia di miners in questo momento ha un break-even di 3 centesimi a kilowattora. Quindi quello che succede sostanzialmente è che quel miner, fino a che questo numero arriva a zero, ha vita, ok? Quindi sostanzialmente vuol dire che si muoverà in un territorio dove l'energia costa ancora di meno. Nel momento in cui questo break even arriva a zero, abbiamo un tema appunto di riciclo, di cosa farcene appunto. Beh, però se ci pensi, se tu hai dell'energia gratis, come nel caso del flare gas, cioè sostanzialmente potresti diminuire tantissimo il tuo costo, la spesa capex, e ottenere comunque... Sì. Beh, penso che comunque sia analoga al riciclo di qualsiasi printed circuit board, diciamo, prodotta da industria consumer, quindi non, in quel senso non vedo differenze in quel senso. Cioè, sicuramente c'è la differenza per cui non essendo general purpose non è facile riutilizzarle per qualcos'altro, quindi sicuramente quello è un tema da considerare. Prego. Ma non sarebbe meglio guardare questo grafico in relazione alla tecnologia che sta mettendo, cioè per produrre il computer che mi hanno sempre meno. In realtà il prezzo della sicurezza rimane variato. Allora, quello di cui siamo sicuri è che ci sarà un blocco ogni 10 minuti. Quindi nel momento in cui le macchine diventano più efficienti, questo comunque non cambia. Cioè abbiamo hash rate che viene immesso in rete e va a competere per lo stesso numero di Bitcoin. Sì, sicuramente appunto il prezzo ha un impatto fondamentale sull'hash rate, che diciamo, quando la ricompensa, diciamo, aumenta,
sostanzialmente l'incentivo per comprare macchine e minare è più alto e quindi l'hash rate tende comunque ad aumentare. Vai. Beh, ripeto la domanda, sostanzialmente la domanda che ci viene fatta è se per una maggioranza computazionale della rete o comunque se sia possibile censurare, andare a censurare utenti che vengono da un determinato paese, singoli utenti oppure esatto interi paesi. Allora, questo è un tema che è stato, diciamo, discusso appunto di recente anche grazie al fatto che ci sono tanti miner anche negli Stati Uniti che si sono quotati in borsa e quindi si va a discutere se il regolatore poi andrà a fare più pressione su questi miner che sono ormai istituzionalizzati e andare, diciamo, ad obbligarli per esempio a minare delle transazioni approvate. Quello che gli utenti possono fare per rimediare a questa cosa è pagare un premio per avere accesso allo spazio nei blocchi. Quindi nel momento in cui un subset dell'hash rate decide di escludere un certo paese dalla rete Bitcoin, non minando le loro transazioni, tutti gli altri miner che sono al di fuori di questa giurisdizione possono prendere questo premio che quegli utenti saranno disposti a pagare per entrare nei blocchi. Quindi nel momento in cui andiamo a escludere un certo tipo di utente dalla rete Bitcoin, l'utente può rispondere andando a chiedere ad altri miner di includere le sue transazioni nei blocchi a miner che stanno in giurisdizioni, diciamo, che non lo vedono come una pecora nera, diciamo. Beh, in realtà consideriamo che ci siano magari tre principali pool, per esempio. Ok, quindi abbiamo un 30% dell'hash rate che decide di minare le transazioni di tutti, un altro 30% che decide che le transazioni che vengono da alcuni paesi sanzionati da una certa entità non possono essere minate. Nel momento in cui tu hai il 30% dell'hash rate, troverai il 30% dei blocchi. Quindi anche coloro che vengono esclusi da alcune giurisdizioni avranno a disposizione dello spazio nei blocchi, appunto, pari proporzionalmente alla quantità di hash rate posseduta da coloro che sono disposti a minare le loro transazioni. Quindi in realtà non è che si crea un fork, ma una porzione dei blocchi avrà solo transazioni che sono compliance con una certa regulation, mentre una proporzione di altri blocchi avrà le transazioni di tutti. Sì, sì, certo, nel momento in cui c'è una majority che in questo caso non è disonesta ma è censoring, diciamo, viene, diciamo, questa premessa cade. Prego. Allora, nel ladder del blocco non c'è la difficoltà, ma c'è questo n bits. Questa è una codifica a 32 bit di un numero che si chiama target. La proof of work, per essere valida, deve essere un numero che sta al di sotto del target. La difficoltà nel protocollo, diciamo, è un concetto poi introdotto per fare analisi e misure, però nel protocollo non c'è, ma diciamo è definita come il target massimo, cioè il blocco più facile da trovare, diviso il target attuale, quindi un blocco più difficile.
che avrà un target più basso, quindi è maggiore di 1, e via dicendo. Abbassare il target, sì. Sono inversamente proporzionali. Sì. Cioè in realtà il blocco, sì. Beh, sì, diciamo, in teoria sì, sarebbe un numero con tutti i zeri fondamentalmente, cioè con quel numero più basso possibile, e sarebbe difficoltà infinita fondamentalmente, avresti il blocco più facile da trovare diviso zero, il target più facile diviso zero. Beh, questo diciamo è da vedere, nel senso che in una situazione del genere il budget, diciamo, per la sicurezza che la rete ha da offrire ai miner che mettono in sicurezza la rete sarà interamente generato dalle fee delle transazioni degli utenti. Quindi è anche possibile che ci sia una diminuzione della hash rate o che ci sia un'adozione più ampia di Bitcoin e che quindi le transaction fee proporzionalmente diventeranno sempre una parte più importante della reward, dei blocchi. Beh, è uno scenario abbastanza, non so, nel senso, nel momento in cui abbiamo le ASICs, vedo difficile di una possibilità di tornare a CPU mining, a meno che la produzione di ASIC per SHA-256 diventi illegale e le ASICs che ci sono attualmente nel mondo vengano sostanzialmente distrutte, perché la differenza è di ordini di grandezza, di potenza ed efficienza. Quindi questo, diciamo, l'unico scenario che mi viene che vedo in questo senso è appunto un ban della produzione di ASICS per SHA-256. Beh, quello è un tema, cioè al momento nel mondo i produttori di chip sono fondamentalmente TSMC e Samsung. Quindi la produzione è altamente centralizzata. Il design, ci sono, diciamo, più aziende che se ne occupano, quindi da quella parte sicuramente c'è un miglioramento, però la produzione di chip in sé rimane ancora altamente centralizzata, principalmente in mano a due attori a livello globale. Diciamo che da questo punto di vista per Bitcoin, diciamo, quello che sta avvenendo in questi mesi, in questi anni, c'è una sorta di rivalutazione da parte degli stati di riportare onshore delle supply chain strategiche. Questo sicuramente è un fattore che va incontro a Bitcoin. Quindi, insomma, vediamo cosa succederà. Prego. Allora, questo secondo me no, perché per i miner è molto facile cambiare pool, semplicemente c'è da aggiornare una configurazione e poi puntare il tuo hash rate verso un'altra pool. Quindi diciamo che la pool di per sé, come ruolo di coordinatore, prende una fee. Nel momento in cui la pool si comporta male, questo comunque è evidente ai miners, e possono cambiare pool e andare da un competitor in maniera assolutamente banale. Quindi, diciamo, dal punto di vista del coordinatore della pool c'è un forte incentivo a comportarsi bene, cioè il suo ruolo fondamentale è quello di coordinare. Yeah.
Sì, beh, poi nel senso il block template lo sceglie lui al momento. Quindi in quel senso quello è più un rischio, nel senso che l'operatore della pool potrebbe essere magari costretto da un regolatore appunto a scegliere delle transazioni di un certo tipo. Questo è un rischio che comunque può essere mitigato. Il protocollo che i miner attualmente stanno utilizzando si chiama Stratum e attualmente ci sono diversi sviluppatori che stanno lavorando alla versione 2 di questo protocollo, che permetterà ai miner di scegliere loro stessi in maniera indipendente le transazioni da includere nel blocco, quindi togliendo appunto alla pool questo potere. Quindi la pool rimarrà un coordinatore, ma ogni singolo miner che partecipa alla pool sceglierà lui quali sono le transazioni, diciamo, da includere nel blocco. Questo poi sarà anche divertente vedere come poi una pool potrà essere compliant in quelle giurisdizioni che proveranno a porre dei limiti nel momento in cui la pool non ha più, diciamo, il controllo delle transazioni nel template del blocco. Sarà molto difficile fare enforcement di politiche che escludono un certo tipo di transazioni. Comunque, diciamo, è un work in progress, Stratum V2. Sì, vero, però nel blocco già successivo io posso puntare a un'altra pool. Cioè, quando io cambio pool non devo aspettare 10 minuti per farlo. Posso vedere il primo blocco che arriva dove c'è qualcosa che non funziona bene e cambiarla. Sì, certo, poi la pool più piccola ha comunque il problema di avere anche un payout con una varianza, diciamo, più alta, quindi se ha meno fortuna può vedere, diciamo, dei ricavi più variabili nel tempo, mentre comunque c'è un incentivo a partecipare a pool che sono grandi, ma è molto facile cambiare pool per i miner. Quindi, diciamo, il misbehavior di una pool, il miner, diciamo, può punire, diciamo, facilmente un comportamento che tende, diciamo, a fregarlo puntando verso un'altra pool. Prego. Sì, diciamo, l'osservazione che arriva è il fatto di appunto ricevere, diciamo, un incentivo, altri miner creare un incentivo economico attraverso le transaction fees a puntare, diciamo, il proprio hash rate verso delle pool che non applicano delle politiche. Il discorso è molto simile a quello fatto sulla censura delle transazioni. Nel momento in cui ci sono degli attori economici che necessitano comunque di spazio all'interno dei blocchi, si rivolgeranno a dell'hash rate che è in grado di garantirglielo al prezzo che loro stabiliscono. Quindi è tutto possibile. Prego. Ma in questo momento nella community Bitcoin so che l'effort più importante verso questa direzione è Stratum V2, che ha anche, diciamo, diversi sponsor importanti, tra cui Slashpool, che è una delle pool più antiche, diciamo.
Per quanto riguarda P2Pool, potremmo andare a vedere. Riusciamo ad andare su Mempool? Non so quanto si veda bene dal pubblico, ma questa, diciamo, è un po' la distribuzione di blocchi trovati da ogni pool e vediamo come ce ne sono di più grandi, di più piccole. Qua non vedo P2Pool, non la vedo. Comunque abbiamo Foundry USA, americana, Antpool cinese, F2Pool, anch'essa cinese se non sbaglio. Prego. Sì, sostanzialmente aspetteresti di più per una conferma perché facciamo il caso che una di queste decida che tu che la tua transazione verrà inclusa in un blocco, per esempio Foundry USA vuol dire che 31% dell'hash rate vuol dire che troverà il 31% dei blocchi, quindi sostanzialmente un blocco su tre dei prossimi blocchi in questa condizione di hash rate potrebbe includere la tua transazione, quindi c'è una i tempi di conferma si allungherebbero, sì. Sì, beh, una majority superiore al 50% comunque può fare enforcement di regole diverse e essere anche più veloce della minoranza che rimane a minare e quindi minare la chain più lunga con più lavoro è quella, diciamo, determinata dal consenso. Prego. Allora, se non erro, beh, cresce proporzionalmente all'hash rate, sostanzialmente, quindi è proporzionale all'hash rate. Beh, allora, se siamo. La domanda è se si volesse regolamentare, diciamo tu dici, se si potesse regolamentare dei parametri come per esempio il tempo di un blocco. L'idea è che puoi fare sostanzialmente quante leggi vuoi, ma quello che conta è se tu, se il tuo software che dovrai scrivere, se gli utenti e i miner decideranno di runnare quel software. Quindi non è tanto un problema di legge, ma perché poi sostanzialmente si ci può concentrare in una giurisdizione fuori da questa giurisdizione o comunque black market, quindi farlo senza dirlo, perché sostanzialmente l'adesione alle regole è implicita nella versione del software che stai eseguendo sul tuo computer, che tu sia un miner o che tu sia un utente. Grazie. Ok, ringraziamo Domenico e vi ricordiamo che il prossimo incontro sarà mercoledì 10 maggio, però all'edificio 16, quindi finalmente abbandoniamo quest'aula e lì parleremo un po', ci porremo la domanda Bitcoin è la soluzione, cioè vedremo che tutte le alternative fondamentalmente non possono funzionare. Quindi ci vediamo là e buona serata.